Ciao, sono Anna con un nuovo tutorial per Sizzix. In questo video faremo un biglietto di auguri per Natale usando alcune fustelle per la Big Shot. Creare un biglietto base piegando un pezzo di cartoncino a metà, tagliare un pezzo leggermente più piccolo di carta effetto legno e incollarlo al centro del biglietto. Se sapete usare la macchina da cucire, potete cucire i bordi con la macchina in modo da creare una specie di cornice che impreziosisce un po' il biglietto. Ecco fatto. Vedete la cucitura? Ora prendiamo un centrino di carta della carta scrap fantasia e un pezzettino di carta da lucido. Tagliamo a metà il centrino di carta, ne useremo solo una metà circa. Tagliamo una striscia dalla carta da lucido e creiamo una bandierina, diciamo, con il finale a coda di rondine, chiamiamolo. Facciamo lo stesso con una striscia di carta a righe. A righe o altra fantasia, insomma. Qui ho preso le misure per andare più dritta nel taglio. Ho preso le misure, diciamo, a occhio per la lunghezza. E ora incolliamo i pezzi, prima il centrino, poi la bandierina in carta da lucido. Che ho messo leggermente storta e la bandierina in carta fantasia. Ora usiamo la Big Shot. Io ho quella Express che è elettrica, ovvero non ha la manovella ma un pulsante. E ho fustellato tutti gli elementi usando 3 set di fustelle Thin Lids. Per tagliare la gomma crepla glitter ho usato la piastra di precisione per fustelle Thin Lids complicate, diciamo, che vi ricordo non è adatta alle fustelle Frame Lids. Questa aiuta a tagliare meglio determinati materiali come il cartoncino spesso o appunto la gomma crepla, il panno Lenci. Per quelle fustelle di forma compatta e magari traforate, che a volte rendono la vita un po' difficile, bisogna passarle 2 o 3 volte nella macchina. Ecco, io ho preparato tutti i miei pezzettini di materiale, cartoncino e gomma crepla, e ho posizionato tutte le mie fustelle in modo da tagliare in una volta sola. Ecco, ho creato il mio sandwich, lo passo dentro la macchina. E ora ho tutti i miei elementi pronti da essere incollati. Taglio l'estremità dei 2 ramoscelli perché mi risultano troppo lunghe. Tampono un po' la colla vinilica sulla carta prima di incollare per evitare che ce ne sia troppa e posiziono i miei ramoscelli uno sopra e uno sotto i 2 banner. Incollo poi il mio alberello e di fianco voglio metterci il fiocco di neve, quindi prendo un po' le misure a occhio, diciamo.
scusate l'invadenza dei miei capelli. Ho spostato leggermente la telecamera, ma in questo modo vedo che non va tanto bene perché si vede il mio ciuffo ribelle. Non so cosa è riuscito a vedere. Comunque sto incollando la scritta adesso, la scritta Merry Christmas. Ora vedo come disporre meglio le stelline e poi le incollo. Per finire aggiungo qualche paillette, un paio di paillette diciamo. Due gocce di colla ed ecco le paillette. È finita. La carta è finita. Se avete domande sono qui. Vi ricordo che trovate la lista dei materiali nel box informazioni qui sotto e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti. Ciao, alla prossima!